Siamo alla Tenda Bar, al Paolino, Ciringuito, del Pablito. Vino. Un po' di vino in diretta, per piacere, qua Paolo, se no va fuori di testa. Ci siamo. Ragazzi, ciao intanto. Intanto ciao. Senti una cosa, sì. Stiamo vedendo che Carlotta sta venendo su bene, a vedere grande. Come lavori. Hai visto come è tutta attenta nel prendere il meglio. Infatti lo slogan è che io gli regalo le sandali, lei tra un po' mi fa le scarpe. Benissimo. Aspettando poi fra 16-17 anni il sostituto di Paolino. Esatto, 22 dicembre, speriamo non l'11 perché è nato Omar, arriverà il... L'erede. Nicolò. Abbiamo già il nome! Allora, stiamo andando in onda nella settimana di Ferragosto. Esatto, un evento speciale, esatto. Weekend diciamo al top, però il clou della settimana sarà... Il giorno di Ferragosto, il 15, quando il Natale, quando arriva ragazzi. C'è la neve, Babbo Natale, i regali. Le magliette. Ci sono le Babbe Natale. Le Babbe Natale quest'anno. Le magliette che quest'anno sono il top. Sono il top. Non vi dico la maglia di Giorgia perché... È meglio di Nova. La leggeremo qua in diretta. La posso anticiparla, tanto vai, non vai, la vede. Vai. Sono anomala, non gioca a calcio. Ecco perché abbiamo... Io l'ho capita, La spiegheremo poi ai nostri telespettatori pian pianino. Senti una cosa Paolino, salutiamo tutti i tuoi clienti. Vai. No, volevo ricordare che al Tenda Bar è arrivata la compilation 2009, quest'anno in edizione un po' particolare, perché c'è anche il frisbee in omaggio alla compilation. La compilation non è ovviamente in omaggio come le maglie. Compri il frisbee e ti regali la compilation. Esatto, no, compri la compilation e ti regalo il frisbee. Senza dimenticare tutti gli altri gadget del Tenda che quest'anno stanno andando veramente alla grande. La grande, il frisbee, abbiamo già detto, telomare, le racchette, le bocce, perché lei ormai è una certa età e dovrà giocare a bocce. Abbiamo anche il calcio balilla è il clou del chiosco. Diciamo che i gadget quest'anno sono andati alla grande, devo dire, è stato un esperimento, ma un esperimento veramente riuscito bene. Facciamo un buon Ferragosto dei tuoi clienti. Un augurio di un buon Ferragosto, soprattutto di buone ferie a tutti i clienti, vi aspettiamo al Tenda Bar, Shake Your Thumb. Ragazzi, c'è la televisione, fate finta di divertirvi a lavorare, per favore, grazie. Soprattutto finta di lavorare, no? Soprattutto finta di lavorare. Settimana di Ferragosto. Ferragosto, il detto è Ferragosto, sconto non ti conosco. Quindi a tutti i clienti che vengono qua a chiedere lo sconto, sapete che ad agosto purtroppo... A luglio invece? A ottobre è il mese dello sconto. Oh, quindi rimandiamo tutti i clienti che vogliono lo sconto ad ottobre. Lei le promette ufficialmente qui davanti alle telecamere... 50%, finalmente i saldi alle chiosche. Sì, esatto. Allora, settimana di Ferragosto, che succede qui all'Ele Chiosco? Beh, chiaramente ci sarà il Natale quando arriva, mi sembra nono anniversario del Natale quando arriva, con neve artificiale. Maglietta a tema. Maglietta a tema, tutto lo staff vestito a tema, Babbo Natale, Ren, Ricky Premi e Coty Holmes. Possiamo già anticipare la maglietta di Attila? La maglietta di Attila sarà per
perso peso? No, perso tempo. Questa dovevo restituirtela, Ricordiamo la figuraccia che mi ha fatto fare l'altro giorno Attila davanti all'Ele Chiosco. Passavo con la macchina davanti a un cumulo di gente che sappiamo che è sempre pieno, si mette a urlare, ma la fanno anche da uomo quella. Bravo. Si è girato qualcuno secondo te? Nessuno. Ti voglio bene Pasquale, sei sempre il numero uno, nel mio cuore. Fa un po' ruffiano. Quello che gli riesce meglio. Esatto. Salutiamo tutti i tuoi clienti, Lele, okay, Ferragosto. Grazie, ciao, buona estate.